Buonasera e bentornati al consueto appuntamento informativo con la striscia nello spazio di atvreport.it con le notizie più importanti della giornata. Iniziamo subito con la cronaca. Da Città di Castello ha approfittato dell'assenza del proprietario, un elettricista, per rubare dal suo furgone un telefono cellulare. A finire nei guai un 24enne clandestino e già noto alle forze dell'ordine per altri reati, tra cui lo spaccio di droga. Lo straniero è stato indagato per ricettazione e nei suoi confronti è stato inoltre avviato l'iter per l'espulsione dal territorio italiano. Continuiamo ancora con la cronaca. Ladri scatenati nel fine settimana delle fiere di San Florido. I primi a trovare questa sgradita sorpresa sono state alcune commercianti appunto delle fiere che domenica mattina, quando sono rientrati nei loro stand, hanno trovato i teloni tagliati e l'assenza di alcuni capi. Ci sono stati anche dei colpi in alcuni appartamenti vicino al centro storico di Fernate. Di poco conto il bottino che i ladri sono riusciti a portare via. E concludiamo con Sansepolcro. Chiusura al transito oggi in Viale Vittorio Veneto per l'abbattimento di piante pericolose. Ricordiamo che per tutte le news in tempo reale basta collegarsi al nostro sito internet all'indirizzo atvreport.it.